Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla Bottega Didattica per il fai da te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza. Video tutorial certificati per una durata superiore ai 10 minuti. Bene, dopo questo stupido ritornello vorrei presentarvi qui, non tanto video tutorial su Genially, che è un ambiente multifunzionale, quindi bisognerebbe fare una decina almeno di video tutorial, quanto mostrarvi come sia possibile creare immagini interattive con Genially. Quindi ecco, mi limiterò a dire che appunto con Genially noi possiamo creare varie tipologie di oggetti, presentazioni, oggetti interattivi, oggetti che ci permettono di effettuare spiegazioni o di distribuire contenuti. All'interno di ciascuna di queste categorie abbiamo vari tipi di oggetti. Se avete la necessità di consultare un video tutorial su Genially per vedere come ci si registra, si condivide, quali strumenti offre, vi consiglio o questo video tutorial che ho utilizzato, che ho realizzato io, o quelli di Andrea Maiello e Luca Raina, che sono molto belli, molto ben fatti, molto chiari e molto brevi, soprattutto a differenza del mio che è di 21 minuti. Vi posterò il link di questo post che ho scritto su Genially, in cui sono spiegate tutte queste cose, sono presentati questi video tutorial e soprattutto, perché è importante anche quello, vengono illustrati i piani di abbonamento e vi viene offerto anche il link dove consultare i vari piani di abbonamento. Ma essendo freemium, Genially può essere utilizzato anche, è totalmente free come faccio io. Per farvi meglio comprendere che cosa andrò a mostrarvi, vi faccio vedere degli esempi che sono contenuti nella galleria di esempi di Genially. Una volta che siete entrati nel nostro account, avrete questo menu a disposizione, cliccate su Inspiration e qui troverete varie tipologie di oggetti realizzabili con Genially, e ve ne mostro alcuni. Ecco, questa è un'immagine interattiva che possiamo vedere anche a schermo intero, un esercizio di inglese, scoprire parole. Vedete, disponendo il mouse sulla capo di vestiario appare lo spagnolo e la traduzione in inglese. Questa è una possibile applicazione delle immagini interattive con questa funzionalità. Al passaggio del mouse si vede qualcosa, ma esistono altre possibilità. Per esempio, questo è francese, oddio, non lo so tradurre, ma vedete una mappa, ho inserito dei punti, clicco e non succede niente, saltano. Ah no, ecco, scusate, appare la Francia, clicco e appaiono le informazioni. Quindi in questo caso ottengo una sorta di presentazione, perché non ho un'unica immagine interattiva, ma ho una vera e propria serie di immagini e mi si apre una finestra. Questa è un'altra possibilità, e così via. Esistono tante altre, ecco, non so, vediamo Game of Thrones, questi sono i personaggi, qui vedete delle icone, cliccando dovrebbe comparire qualcosa, non succede niente. Ah no, compare il nome, certo. E così via. Potete fare anche cose molto più elaborate, molto più complesse di questa. Però ecco, già abbiamo un'idea del tipo di contenuto che vi voglio proporre. Clicchiamo su Create Genially e andiamo, vedete, sono quattro tipologie di oggetti: presenta, interagisci, spiega e distribuisci. Noi cliccheremo su immagine interattiva. Possiamo usare, vedete, questi modelli o partire, come farò io adesso, da un modello vuoto, ma vedete abbiamo varie possibilità. Possiamo creare anche quiz. Io mi limiterò alle immagini interattive classiche, quindi posso trascinare un'immagine in questo riquadro o caricarla dal computer. Io la caricherò dal computer, ho già preparato un'immagine sui mamutones, visto che in Sardegna è iniziato il carnevale. Ecco qua, ho caricato l'immagine, l'ho uploadata, adesso devo accettare. Potevo anche caricarla da una URL, però adesso abbiamo usato questo sistema, quindi accetto. E entro nella mia area di lavoro. Chiudiamo, questi sono consigli vari, e vediamo di che tipo di menu dispongo. Qui a sinistra, vedete, ho tutta una serie di menu che mi permettono di editare questa immagine e renderla interattiva.
Più esattamente qui sulla sinistra ho gli elementi che posso inserire nell'immagine o strumenti per modificare l'immagine. Qui sulla destra ho altri due pulsanti che Interactivity, adesso non abbiamo selezionato nulla, quindi non apparirà nulla, che vedremo subito. Vediamo di cominciare. Cliccando su elementi interattivi, vedete, ho vari tipi di icone che posso inserire, icone social, marcatori, area invisibile, che non si vede perché magari voglio creare un'immagine che consiste in un'attività di scoperta, soluzione di enigmi, eccetera. Inseriamo un marcatore di questo tipo, lo prendo, lo inserisco, posso ovviamente modificare il colore, facciamolo rosso, e posizionarlo, ridimensionarlo. Ho delle barre, come avete visto, che mi permettono di vedete, studiarne meglio la dimensione. Sistemiamolo qui e adesso che cosa succede? Allora, prima di tutto posso, vedete, con questo menu animare questo segnaposto, questo marcatore. Per esempio, vedete qui si capovolge sul suo asse, qui pulsa, qui fa, ecco, usiamo questo effetto. E poi posso inserire quattro tipi di strumenti che rendono interattivo questo marcatore. Cominciamo con Tooltip. Tooltip, vedete, io qui posso scrivere un testo sul mammutone. Adesso io non lo scrivo, digito a caso. Posso inserire ovviamente strumenti di formattazione che immagino conoscerete, e posso inserire anche dei link, delle immagini e dei video. Per esempio, inseriamo un video, io ne ho già preparato uno, quindi passerò a inserirlo incollando qui il link. Ecco qui, incolla, a questo punto inserisco e verrà proprio inserito il video. A questo punto salvo e ho così il mio elemento interattivo che posso spostare dove voglio. Usiamo adesso un altro elemento interattivo per mostrare tutti i quattro tipi di strumenti che possiamo inserire. Mettiamo un pulsante qualsiasi, che adesso un link adesso. Lasciamo questo colore per brevità, mettiamo, a me piacciono troppo queste cose, mettiamo, ecco, questo effetto, e poi vediamo da qui o da qui, vedete, di inserire per esempio go to page. Io qui ho una pagina su comune di Mamoiada e inserirò qui il link, devo cliccare ovviamente per inserire un link, incolla il link, do il nome all'elemento comune di Mamoiada e salvo. Proviamo a vedere adesso preview, l'anteprima di quello che abbiamo fatto fino a questo momento. Vedete, si ottiene questo effetto che abbiamo messo, comune di Mamoiada, clicco e ho il video, posso anche guardarlo su YouTube ovviamente, oppure il link che mi porta alla pagina del comune di Mamoiada. Vediamo adesso un altro elemento, quindi usiamo adesso un altro marcatore di un altro colore, informazioni, trasciniamolo, vedete, è molto semplice da usare, basta trascinare, e qui usando o questo pulsante o questo menu inseriamo il tooltip, cioè una scritta che comparirà. Io scrivo semplicemente posso anche formattarlo, mettiamolo in grassetto per esempio, cambiamo il testo, vedete, molto semplice, più grande, ecco fatto, salvo, e a questo punto vediamo l'effetto che ho ottenuto, il tooltip, vedete, compare una scritta. Una delle caratteristiche più interessanti di questo strumento offerto da Genially è la possibilità di trasformarlo da immagine interattiva
in un documento più articolato, composto da diverse pagine, dove ogni pagina può essere un'immagine o qualcos'altro. Diventa una sorta di presentazione multimediale interattiva o di documento multimediale e ipertestuale. Vi mostro subito, vedete che qui abbiamo Page. Se io clicco su Page, vedete, ho una pagina sola, ne posso aggiungere un'altra, posso aggiungere da un modello bianco oppure da un modello preimpostato, vedete, ce ne sono diversi. Usiamo questo adesso, lo seleziono e clicco su Add, oppure posso aggiungere delle mie creazioni, vedete. Torniamo qui, Add, selezioniamo Add e abbiamo la nostra seconda pagina. Mi reco nella seconda pagina, posso anche mettere degli effetti di transizione e qui ho, vedete, il mio modello preimpostato. Scriviamo per esempio a carnevale, ogni scherzo vale, posso anche qui cambiare il colore e così via, e ho già due pagine. Adesso che ho due pagine posso averne anche altre, ovviamente. Torniamo alla pagina iniziale e inseriamo un indicatore, adesso dovrei cercare quello adatto, ma ecco questo per esempio, e inseriamo, sperimentiamo, vedete, adesso è attivo GoToPage, vai alla pagina, clicco e qui mi fa vedere la pagina, l'unica che ho, la seleziono, quindi per forza, e save, vediamo un po' il risultato, ecco che adesso la freccia diventa cliccabile, clicco e vado alla seconda pagina, e quindi ho ottenuto una sorta di presentazione. Sono innumerevoli le possibili applicazioni che si possono ottenere compilando questi quattro strumenti a scopi didattici, per documentare un evento, per raccontare una storia, per offrire una spiegazione di un argomento disciplinare, multidisciplinare, eccetera. Una velocissima sguardo a questi altri elementi. Qui posso inserire un titolo, colorarlo, spostarlo, renderlo interattivo, eccetera. Qui ho delle risorse che mi possono tornare utili, magari adesso in un'altra pagina potremmo inserire una di queste risorse, la Sardegna se la trovo, e far vedere dove è Mamoiada. Qui posso inserire altri elementi, posso anche, vedete, farlo muovere in vari modi, mamma mia, anche qui posso inserire, vedete, un link, oppure posso inserire un codice che incorpori un qualche oggetto, posso cambiare il background, adesso cancelliamo, questo l'abbiamo già visto. A questo punto, se ho finito, la limitazione, come sapete, del... la limitazione, stavo ridendo per questo effetto, la limitazione della versione free è che non posso scaricare questa immagine, né ho una mia pagina da mostrare agli altri con le mie creazioni. Posso però condividerlo cliccando su share, vedete, qui ho il link, qui ho il codice per incorporare questo, vedete, versione premium, il codice per incorporare i frame script. Qui ho la possibilità di mandare a qualcuno via mail quanto ho realizzato, e qui ho la possibilità di pubblicarlo in alcuni tra i più importanti social network. Prima di lasciarvi, dato che ho superato il limite, mi pare di 13 minuti, voglio mostrarvi questa, dato anche il periodo, la giornata della memoria, questa immagine interattiva dedicata all'antisemitismo, a spiegare l'antisemitismo. Possiamo avere una visione anche a tutta pagina. Vedete, qui abbiamo la funzione link, e quindi tre tra i principali le principali prese di posizione nei confronti della razza ebraica, dal razzismo, dall'antisemitismo di matrice religiosa fino a quello di matrice razziale, definizioni e origini. Vedete, qui abbiamo molto bella la sezione Windows, guardate cosa si può fare inserendo immagini e testo e formattandoli in modo adeguato.
l'immagine diventa uno sfondo per una presentazione in cui possiamo inserire elementi multimediali come questi, documenti multimediali come questi, l'origine, e poi vedete varie accuse tradizionalmente avanzate contro gli ebrei nel corso della storia. Se clicchiamo, vedete, si apre anche qui una finestra con dei documenti. Se selezioniamo belle immagini, scriviamo bene i testi, abbiamo veramente un documento ipermediale. Bene, con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e a presto.